Ragazzi, guardate che coordinazione! Mi sta impegnando Chiara, Ma brava! Guardate un po' che vi stanno saltando! Chiara, tu ce la fai? No, vabbè ragazzi, ma guardate un po'. Diego mi sa che ci ho già rinunciato. Molto meglio, Chiara! Bravissima! Brava, cucciola! Ovviamente, come potete notare, Erika è sempre super disponibile. Chiara ha deciso di farla con il tappetino. Ok, benissimo. Passiamo a Diego! Dove è sparito? Dove è finito? Cercatelo insieme a noi! Ciao a tutti, macchiette e macchiettine, e benvenuti in questo nuovo folle vlog! Allora amici, oggi guardate un po', Chiara e Diego hanno completamente la tuta da ginnastica perché stiamo per andare a fare la lezione di danza! Quindi abbiamo deciso di vloggare tutta quanta la giornata nello Sporting Club, dove vanno Chiara e Diego. Ovviamente vi faremo vedere per filo e per segno tutta quanta la palestra e ovviamente registreremo. Sì, registreremo tutto il pomeriggio insieme ai loro amici che fanno palestra, anzi fanno danza insieme a loro. E anche l'insegnante. Sì, e ovviamente anche Erika, che adesso tra poco ve la faremo conoscere. Nel mentre che noi andiamo in macchina, vi volevo far vedere che cosa abbiamo acquistato questa mattina, cioè i completi che hanno indosso. Quando io e Diego eravamo a scuola, il papà e la mamma erano andati a prenderci questi fantastici. Sì, perché abbiamo comprato le tutine nuove proprio per oggi, così almeno abbiamo detto almeno hanno qualcosa di nuovo, perché non gli va più nulla dell'anno scorso. Quindi amici, noi vi lasciamo in buona compagnia di mamma Giulia e papà Antonio, e noi? Perché stamattina siamo andate ad acquistare queste tute. Quindi ragazzi, noi andiamo a prepararci e siamo già preparati, però dobbiamo preparare i zainetti. Ah sì, giusto. Quindi ragazzi, vi lasciamo con quello che abbiamo fatto stamattina io e papà Antonio. Noi andiamo a preparare gli zaini. Buona visione. Allora, sto andando ad acquistare insieme a papà Antonio le nuove tute che voi vedrete tra poco sul, in pratica nella danza di Chiara e Diego. Ovviamente ragazzi, abbiamo notato che Chiara e Diego stanno crescendo alla velocità della luce e tutte le tute che andavano Chiara, ovviamente perché Diego non faceva ancora danza, ma ovviamente Chiara, gli vanno tutte corte. Allora abbiamo deciso di andare a comprare le nuove e anche un bel paio di scarpe da ginnastica. Quindi ragazzi, andiamo e ovviamente vogliamo il vostro consiglio, quindi mi raccomando, dovete essere super attenti adesso che entreremo nei negozi per decidere che cosa acquistare. Vabbè ragazzi, andiamo e a tra poco. Allora, siamo arrivati al centro commerciale e ora andremo alla ricerca delle tute per Chiara e Diego. Speriamo di trovarle. Sì, speriamo di trovarle e soprattutto che siano carine e che piacciono sia a Chiara che a Diego, che ovviamente loro ora sono a scuola. Quindi andiamo. Allora, comunque stiamo facendo tappa a colazione perché ovviamente dobbiamo scegliere bene le tute. Quindi prima tappa a colazione e poi andiamo alla ricerca delle tute di Chiara e Diego. Ragazzi, sembra più complicato del solito, non stiamo trovando assolutamente nulla. Vabbè ragazzi, continuiamo a cercare e tra poco torno da voi con qualche notizia. Allora, primo negozio fatto, non abbiamo trovato nulla di sportivo per Chiara e Diego. Ora andiamo nel negozio solo sportivo, speriamo di trovarlo, perché è abbastanza difficile, perché Chiara calza in pratica una taglia in meno di quella che ha, quindi lei ha 9 anni ma veste l'8, e invece Diego veste un anno in più, ha 7 ma veste 8, ed è abbastanza difficile trovarlo. Vabbè, andiamo al prossimo negozio. Allora, alla ricerca anche delle scarpe, che dopo cerchiamo. Allora, prima tutina per Chiara l'ho trovata, della Freddy Rosa, infatti questa qua gliela prendo, e ora cerchiamo qualcos'altro, magari qualcosa di scuro, che mi sembra che qua c'è l'imbarazzo della scelta. Cerchiamo e appena trovo qualcosa ve lo mostrerò. Beh ragazzi, alla fine abbiamo preso altro e stiamo aspettando
anche le scarpe. Comunque appena arriviamo a casa vi facciamo vedere tutto e siamo alla ricerca delle scarpe e stiamo aspettando la taglia di quelle lì da bambino. E ovviamente papà Antonio, per non smentirsi, e sbircia anche per lui. Bravo, bravo. Allora, macchiette e macchiettine, finalmente sono tornata a casa e posso mostrarvi finalmente che cosa ho acquistato per la danza di Chiara e Diego. Ovviamente avevo la necessità di indossare qualcosa di comodo e morbido perché, come vi accennavo prima, sta praticamente tutto andando stretto perché Chiara e Diego ovviamente sono cresciuti rispetto all'anno scorso. Guardate che cosa ho preso per la danza di Chiara e Diego. Allora, innanzitutto abbiamo preso le scarpine nuove sia a Chiara che a Diego, completamente identiche. Poi tuta della Fila per Diego con la maglietta della Jordan. Poi gli ho preso la tuta rosa della Freddy, ok, che è morbidissima. E in più gli ho preso due magliette da abbinare insieme alla tuta. E come potete notare, la tuta ho preso quella con lo spacchettino in fondo, invece a Diego quella col polsino, ok? E anche questa praticamente puoi indossarla sia Chiara che Diego, anche se questa è prettamente femminile. Vabbè, amici, intanto questi sono i look che indosseranno nella giornata della danza. Vabbè, comunque amici, io vi devo dare una super novità che non ve l'ho ancora detto, ma sicuramente ve lo diranno anche Chiara e Diego, ma lo voglio dire anche io perché non l'avevo ancora detto, che faremo un evento tutto nostro presso la Mondadori in Piazza Duomo a Milano sabato 25 novembre alle ore 11. Noi vi aspettiamo tantissimi e soprattutto mi raccomando ragazzi, ricordatevi di venire accompagnati da un vostro amichetto, cugina, fratello, sorella. Comunque più siamo e più ci divertiamo, e ovviamente porta i nostri libri, e se non l'avessi ancora fatto potrai acquistare il nostro nuovo libro all'interno della libreria Mondadori in Piazza Duomo, dove terremo l'evento. Quindi cosa aspetti? Mi raccomando, ci vediamo sabato 25 alle ore 11. Allora, macchiette e macchiettine, abbiamo gli zainetti pronti. Questa con all'interno l'acqua e ovviamente qualcosina da sgranocchiare. Quella nera è di Diego, invece quella rosina è di Chiara. Quindi ragazzi, andiamo a lezione di danza. Ragazzi, siamo appena arrivati. Diego, sei pronto a fare danza? Sì, sei pronto? Chiara, sei pronta? Sì, anche Diego fa danza, anche papà è pronto. Sei? Andiamo. Allora amici, siamo arrivati alla scuola di danza di Chiara e Diego e stiamo per entrare, quindi ora vi mostreremo tutti quanti i bimbi che ne fanno parte e soprattutto la fantastica, sì, e soprattutto la fantastica insegnante che si chiama Erika. Come vi abbiamo già detto. Sì, quindi andiamo. Ovviamente negli spogliatoi non vi facciamo vedere nulla perché ovviamente è privacy, quindi assolutamente non filmeremo niente degli spogliatoi, così almeno siamo tranquilli. E aspetto che Chiara termini di fare la plin plin perché poi iniziamo la lezione di danza. Allora, ufficialmente andremo a presentare tutti i compagni di scuola di danza di Chiara e Diego. Quindi presenti tu, ma sono io. Presentiti. No, prima alcuni, due e tre. Va bene, dai, allora andiamo a presentarli. Vai. Andiamo, andiamo. Allora, iniziamo le presentazioni dei compagni di scuola di danza di Chiara e Diego. Come ti chiami? Chloe. Poi okay. Passiamo dopo. Vai. Sara. Camilla, che noi già la conosciamo perché ha già fatto dei contenuti come insieme a noi. Fammi un po' vedere, c'hai, wow! Come ti chiami tu invece? Jessica, ok. Elettra, Emma, Sofia, Nadia, Emma. Ma quante? Sì, una, due e un'altra Emma, ce ne dovrebbero essere tre. Ok. Quindi amici, in questa scuola ci sono ben tre Emma. E poi l'ultima. E poi l'ultima? No, Emma Camilla. Camilla? Chiara, la stavi perdendo? Mannaggia. Aurora. Quindi ragazzi, iniziamo l'allenamento. Nel mentre che loro si posizionano, noi andiamo a conoscere Erika, l'insegnante. Macchiettine, benvenuti. Allora, macchiette, macchiettine, dato che i bimbi si
stanno posizionando nella giusta, come si può dire, posizione? Ok, noi andiamo a presentare ufficialmente l'insegnante di Chiara e Diego e di questi fantastici bimbi che si chiama... Erika, ciao a tutti ragazzi, io sono Erika, sono una ballerina, insegnante, coreografa e direttrice artistica del Due Ponti Sporting Club. E oggi vi porteremo con noi nella nostra lezione di danza. E ballate con noi? Sì, bravissimi, quindi belli comodi, iscrivetevi al canale e godetevi la lezione di danza con Erika. Imparate la coreografia. No, aspetta, questo lo vedranno dopo, nell'episodio successivo. Quindi iniziamo! Io vi lascio nelle mani di Erika, che ha deciso di iniziare con un bel riscaldamento, giusto? Giusto. Ok. Per quale motivo bisogna fare il riscaldamento prima della danza? Allora, il riscaldamento è molto importante e serve a riscaldare il corpo e a prepararlo per qualsiasi tipo di attività fisica, in questo caso la danza. E innalza la temperatura corporea favorendo l'ossigenazione dei muscoli, migliora quindi l'elasticità e previene il rischio di infortuni. Ah, quindi ho capito, ecco perché io al mattino mi sveglio col mal di schiena, perché... No, amore, perché io non mi alleno, quindi mi sa che da domani, Erika, mi sa che da domani verrò anch'io a allenarmi perché mamma Giulia ne ha bisogno. Vabbè, sì, intanto ragazzi vi lascio nelle mani di Erika e facciamo un po' di riscaldamento. Facciamo un pochino di plié, ok? Quindi braccia alla seconda, piedi in prima posizione e partiamo, tonde tonde le braccia, plié e stendi. Ragazzi, ecco voi la super sorpresa che potete preordinare su Amazon nel link in descrizione. Mi raccomando, fateci sapere che cosa ne pensate e se lo preordinerete ora avrete in regalo la fantastica cartolina autografata da noi. Quindi che cosa aspetti? Link in descrizione. Guardate un po' tutto quanto, un super allenamento. Su YouTube ci sono Chiara e Diego, ma chi solamente tu? Insieme a mamma Giulia non ci fermiamo più, il nostro mondo è questo, scopo. Ovviamente anche sì, per iniziare al meglio una lezione di danza bisogna sempre fare prima per riscaldamento. Quindi ora andiamo a vedere che cosa stanno facendo. Bla bla bla. L'estate sta arrivando, vieni insieme a noi. Ti puoi divertirti e fare quello che vuoi. Ragazzi, guardate che coordinazione! L'estate sta arrivando, vieni insieme a noi. Ti puoi divertirti e fare quello che cambio vuoi. Seconda posizione. Plie e stop. Plie e apro. Adesso allunghiamo verso la nostra destra. Le spalle in linea. Tiriamoci su verso l'alto, allunga il braccio, alte alte e cambiamo verso sinistra, bravissimi. Abbassiamo bene la spalla e adesso andiamo giù. L'estate sta arrivando, vieni insieme a noi, ti puoi divertirti e fare quello che vuoi, adesso c'è anche Rocky dietro. Braccia, salgo e scendo. L'estate sta arrivando, vieni insieme a noi, ti puoi divertirti e fare quello che vuoi. Adesso cercherò chi che fa parte di noi. Chiara e Diego, tutto vero. Andiamo in vacanza, il sole ci aspetta. Oh, finalmente vediamo all'opera figlio Diego. Fantastico. E ragazzi, devo dire che si impegna. Mi sta impegnando Chiara, ma brava. Guardate un po' che vi stanno saltando! Dentro la casa la noia ci assale, ma la notizia sta per arrivare, controllare. Vanno tutti a destra o tutti a sinistra? Ragazzi, mi raccomando, il riscaldamento è super importante, soprattutto per non rischiare di farmi male. Non è bella come nelle foto, spero sia uno scherzo oppure un gioco, qui fa molto freddo.
e si vede poco. Oddio, adesso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, e stop. Sollevo i talloni se riesco. Bravi. E scendo su. Brava Chiara. E adesso passiamo il braccio destro vicino all'orecchio. Bravissimi. Ora anche il sinistro e di nuovo. Con voi nel bosco innevato iniziamo a cercare. Raccogliamo le gambe verso il petto. Io questo lo chiamo uovo. Da Madame Misero, guarda più avanti e dimmi che vedi. Insieme a noi c'è pure lo Yeti. Non è cattivo, è super buono e ci aiuta. No vabbè, amici, vogliamo parlare di Erika quanto è snodata? No ma, Francesca! La ricerca con voi, grazie a Macchietta, tutto questo finirà. Insieme a Chiara, Diego ritroverà. Ragazzi, sono tutti bravissimi perché praticamente quasi tutti riescono a fare la spaccata completa. Diego è sparito, dove è finito? Cercatelo insieme a noi. Abbiamo il nostro fantastico figlio Diego. Erika ha detto mettetevi pure belli comodi. Cioè, sei comoda? Oh, ottimo. Chiara, tu ce la fai? No, vabbè ragazzi, ma guardate un po', Diego mi sa che ci ho già rinunciato. Ma tantissime cuccioline che ci riescono. Wow, fantastica. Guardate un po', ma bravissimi. Stanno andando super bene tutti quanti. Mi sa che papà Antonio sta provando a convincere Diego, ma non ce la fa. Vero amore? Macchiette e macchiettine, ovviamente qua si va talmente tanto veloci che siamo passati all'esercizio successivo. Siamo passati nel fare l'esercizio allo specchio. Non so di cosa si tratta, ora lo andremo a scoprire. Quindi, guardate. Scusami un attimo. Ma come siamo messi noi? Cioè, più di così non riesci a dirti? No. Vabbè, mi sa che tu hai preso dalla mamma, sai? Sì, mi sa che anche la mamma più di così non riesce. Diego, tu devi fare un po' di mobilità. E dovete sapere che Diego in pratica questa è la seconda barra terza settimana che fa danza. Quindi, sì amore, sono già 2 o 3 settimane. Quindi ragazzi, noi speriamo che più si eserciterà e più aprirà le gambe. Ma non è un problema, anche se non dovesse aprirle più di tanto. Quindi andiamo a vedere tutti gli altri bimbi. Allora, vabbè, vediamo Chiara com'è. Ecco, va già un po' meglio. Bravissima. Respirone. Molto meglio, Chiara. Bravissima. Brava, cucciola. No, fantastica. Mamma mia, guardate un po'. Cioè, lei sembra che si sta per rompere, talmente favolosa. Abbiamo Elena. Mamma mia, guarda che bravi che sono. Intanto andiamo a vedere anche le altre. Guarda Jessica. Fantastica! Passiamo, tu sei invece Emma. Ah, ecco, quindi mamma Giulia alla fine si ricorda i nomi, non di tutti, ma forse entro fine dell'anno dovrei farcela. Ok, abbiamo Cami, la nostra fantastica amica. Fammi un po' vedere Cami come lo fai tu. No vabbè ragazzi, io adoro. Allora amici, io vi presento un altro maschietto che fa danza insieme a Chiara e Diego. Ovviamente non hanno gli stessi orari, ma oggi fortunatamente è riuscito a essere con noi e tu ti chiami Gian Maria ragazzi. Quindi anche voi maschietti all'ascolto, mi raccomando, se vi piace danza lo potete fare anche voi, perché qua di maschietti ne abbiamo. Vabbè, intanto continuiamo a vedere gli altri bimbi. No vabbè, ma sembra un occhio Diego. È bravissimo! Ma fatti un pochino vedere! Con la schiena bella dritta! Wow! Fantastico! Anche Chiara super favolosa! Mi sa che un po' tutti siete bravi in questo esercizio! Ok, anche di qua sono super brave! Ah!
È arrivata tardi, ma è arrivata. Dimmi un po' come ti chiami? Carola. Si chiama Carola e quanti anni hai? 9 anni come Chiara, quindi fai la quarta elementare, giusto? Già la quinta, wow, ma è grandissima e il prossimo anno andrà alle medie. Vabbè, non ti lasciamo allenarti, ogni tanto ti verremo a disturbare e magari ti faremo qualche domanda. Ci vediamo dopo, ciao cucciola! Ora, Erika, che cosa abbiamo intenzione di fare? Allora, adesso ci stiamo decidendo, ci stiamo preparando per fare le diagonali. Quindi ragazzi, adesso si metteranno in due file, uno dietro l'altro, ci mettiamo bene bene distanziati e faremo le diagonali, quindi assolutamente. Prepariamo l'esercizio allora. Quindi apriamo le braccia alla seconda, piede sinistro dietro, ok? Adesso passiamo per la prima posizione, plié, stendiamo la gamba destra in avanti in quarta, su, poggio, cambio, su, poggio. La gamba passa purché sia pulita, ok? Da qui facciamo chassé, ok, chassé, passo e saltiamo in grand jeté. Con la gamba destra. Ops! Qualcuno è scivolato. Ovviamente, macchiette e macchiettine, voi sarete in pole position nella ripresa di queste diagonali perché sono super importanti. Quindi ora faremo l'esercizio praticamente insieme a loro. Adesso sentivo Erika che parlava un pochino di più di acrobatica, quindi penso che stiano facendo una specie di percorso, ma non so ancora esattamente. Quindi prima guardiamo che cosa fanno e poi andiamo a chiedere ad Erika nel dettaglio che cosa andranno a fare le nostre macchiette e macchiettine. Quindi guardiamo. La sempre la solita, solita pazzia. Ecco, voi hanno preparato i tappetini. Sembrerebbero già tutti quanti in fila, ma siete bellissimi! Wow! Ok, allora adesso andiamo ad ascoltare Erika che cosa ha da dirci. Adesso andremo a fare sempre una diagonale, però un pochino più acrobatica, ovvero niente di così complicato, ovviamente. Capriole, ponte e ruota nella parte finale. Wow! Cucciolini, siete contenti? Ok, quindi iniziamo! Allora, macchiette e macchiettine, abbiamo deciso di fare una fila unica perché Erika di solito ha sempre fatto due file, ma oggi preferiamo andare a vedere nel dettaglio ogni singolo allievo di questa scuola. Quindi ragazzi, andiamo a vedere tutti gli allievi come eseguiranno l'esercizio. Quindi guardiamo! Ci siamo ragazzi, allora adesso facciamo capriole in avanti, ponte e ruota. Chi volesse farla senza tappetino può spostarsi leggermente, ok? Sì. Col tappetino di agro. Ma chi solamente tu? Insieme a mamma Giulia non ci fermiamo più. Il nostro mondo è questo, scoprilo pure tu. Viviamo dentro il film, chi sono quelli lì? Chiara ha deciso di farla con il tappetino. Ok, benissimo. Passiamo a Diego. Ovviamente, come potete notare, Erika è sempre super disponibile, ovviamente nel modificare, perché non tutti riescono bene. Avete visto che Diego a volte va un pochino dove gli pare perché è solo all'inizio, ed Erika è sempre super disponibile da correggere in pratica gli allievi, ovviamente migliorando di giorno in giorno. Bravo cucciolino! Ok, fantastica! Mi sa che lei non ha bisogno di essere aiutata o corretta. Ok, ruota, anche lei ha deciso di farla sul tappetino. Ok, ora tocca ad Aurora, vai! Che mi sa che neanche lei ha bisogno di essere aiutata perché è super fantastica. Ponte fatto alla perfezione. E vediamo un po' la ruota. Ci vediamo sabato 25 novembre alle ore 11 presso la Mondadori in piazza Duomo a Milano.
Quindi non mancare! A presto! Abbiamo Gian Maria, il nostro fantastico maschietto, che è stato super veloce! Ponte! Ok, Erika che gli dà una mano così almeno non si fanno male alla schiena. E vediamo un po' la ruota senza mia sorella. Fantastico! Rifatelo di nuovo? No vabbè, amici, guardate un po' che anche i maschietti sono super preparati. Ok, un'altra cucciolina che anche lei è bravissima a fare il ponte, mi sa che anche il ponte è fantastico. E ruota con o senza tappettino? Senza. Ora avremo in fila due Camille. Ma si dice Camilla o Camilla? Quindi due Camilla o due Camille? Vabbè, comunque è Camilla. Una Camilla e una Camilla. Quindi due Camilla o due Camilla? Allora, macchinti macchinine da casa, scrivetemi se è esatto scrivere due Camille o due Camilla. Vabbè, continuiamo. Secondo me due Camille. Due Camille? Due Camilla, sì. No, vabbè, è complicato, non si sa. Comunque, continuiamo. Vai, Camilla, tocca a te. Ragazzi, sembra piccolina, ma è super sveglia ed è super veloce. Vai, Cami, tocca a te. Mi sa che anche Camilla non ha bisogno di aiuti, anzi, super fantastica. Okay. Lei ovviamente la fa a sinistra e quindi la nostra Erika si è spostata in base a dove la fanno. Lei è super fantastica, sembrerebbe che è da tanto che stia facendo danza, sicuramente. E adesso andiamo a vedere la ruota. Perfetta, ragazzi. Ora tocca a Carola. Capriola, benissimo. Dove è sparito? Dove è finito? Cercatelo insieme a noi. Dove è sparito? Ok, Nadia ha fatto anche il ponte in maniera perfetta. Ora andrà a fare solo più la ruota. E... ok. Ragazzi, ovviamente bisogna sempre allenarsi per fare le ruote in maniera giusta ed equilibrate. E ricordiamo, tu come ti chiami, che non mi ricordo? Elettra. Elettra, ok. Vediamo un po' il ponte. Benissimo, wow. Adesso gli tocca la ruota, ovviamente con il tappetino deciso. Wow, ragazzi, mamma mia. Ricordiamo il suo nome? Sofia. Ok, lei è Sofia che ha appena terminato. Poi tocca a Sara, che la capriola l'ha fatta benissimo. Andiamo a vedere col ponte. E anche il ponte si è impegnata. Ora la ruota con o senza tappetino. Lei ha scelto, mi sa, con il tappetino, ma con l'aiuto di Erika. Ovviamente, amici, la ruota è un esercizio abbastanza difficile che, quando qualcuno ha bisogno, è giusto che gli venga data una mano. Non è che da un momento all'altro. Cioè, non è che può essere, non è che possono essere tutti bravi come mamma Giulia. No, vabbè. Continuiamo. Ok, ora abbiamo Gloria che sta facendo anche lei il ponte. Bravissima. Ok. E... ruota, wow, fantastica. Ragazzi, mancano le due M. No, le due M o le due M, non si sa. Comunque scrivetemelo sempre qua sotto nei commenti. Che ragazzi, mamma Giulia da imparare un sacco di cose. Il ponte Emma l'ha fatto benissimo. Manca la ruota, che ha deciso di farla perfetta ma senza il tappetino. L'ultima Emma. Wow, anche lei super fantastica. Ok, e adesso andiamo a vedere se la ruota la farà con o senza tappetino. Ha scelto con tappetino e con l'aiuto di Erika. Bravissima! Allora, sono stati tutti bravissimi, ora tutti quanti a bere! Allora amici, sembrerebbe che si stanno tranquillizzando perché hanno quasi terminato la lezione. Mi sa che, anzi, devo dire che l'hanno terminata perché sono veramente già stanchi morti, quindi andiamo a casa. Io direi che per il video di oggi è tutto, il vlog è terminato, spero che vi sia piaciuto.
Chiara e Diego sono super affamati, noi andiamo a casa perché abbiamo un sacco di cose da fare e... Ciao! Se... però aspetta, e non glielo diciamo che se devono iscrivere al canale? Ah, non l'ho ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like. Ciao! Cercatevi insieme a noi, Diego è sparito, è stato rapito. Adesso cominciano i guai perché se non c'è l'ansia sale, non si ferma. Neve bianca, moto slitta, iniziamo la ricerca con voi.